Beppe Sevegnini, Carlo Fava. L'ultimissima generazione di telefoni cellulari pretende un'amicizia lunga in cambio di patti molto chiari, patti visibili e facce allegre sul display luminoso con l'estetica al litio e pensiero a riposo. L'ultimissima generazione di televisori 16 noni promette un'alta definizione, la ricezione perfetta dei suoni. Avevo un vecchio pensiero analogico e capitava di starci male, e mi sembrava troppo pesante per l'era nuova del digitale. Io sono quello che sono, tu sei quello che sei, ma se fossi il futuro mi vergognerei. Io sono quello che sono, tu sei quello che sei, ma se fossi il futuro mi vergognerei. L'amore ai tempi dell'immateriale può fare a meno delle vecchie parole, l'amore ai tempi dell'immateriale può fare a meno di quello che vuole, può fare a meno degli oggetti e ripartire sempre da zero, può fare a meno del desiderio, può fare a meno del mondo intero. Non ha misteri di appartenenza la geometria del bene e del male. Di solito il giorno comincia sporco come l'inchiostro del nostro giornale. Sapremo tutto quello che è giusto, sapremo tutto quel che è sbagliato e lo sapremo addirittura ancora prima d'averlo pensato. Io sono quello che sono, tu sei quello che sei, ma se fossi il futuro mi vergognerei. Io sono quello che sono, tu sei quello che sei, ma se fossi il futuro mi vergognerei. È o non è bravo Carlo Fava? Quindi siamo contenti di averlo trascinato a Camogli. Allora, noi ci conosciamo da qualche tempo, da quando io ho scritto un libro, non c'entra con oggi, però oggi è un'occasione speciale. Ho scritto un libro e ho usato una frase di una sua spettacolare canzone, che poi vi suggerisco di chiedere come bis, che si chiama Una bellissima ragazza, che lui ha scritto per Ronnella Vanoni, e ho usato una frase come epigrafe di un mio libro. Qual erano le parole esattamente? Bisognerebbe tradurre se stessi e trovare un buon editore. E poi vai avanti, è scritta sì, tu. Sì, sì, sì. E poi com'era? Per poi trovare un po' i discorsi
Non mi ricordo che dopo, sì. Che dopo qualche tempo sono solo rumore. Rumore, bravissimo, bravissimo. Vabbè, sei un mio filologo. Lui, non ci conoscevamo. Lei ha trovato questo scrittore che aveva usato come, è venuto da me e mi dice: la gente, soprattutto i giornalisti, come epigrafo mettono Shakespeare, Omero. Io ho messo lui che non conoscevo, perché la canzone è meravigliosa e la frase, appunto, bisognerebbe tagliare un po' i discorsi, che trovare un buon editore, che dopo qualche tempo diventano solo rumore. E abbiamo fatto amicizia, ci siamo inventati anche un modo di raccontare le cose sul palco. Allora, questa canzone si chiama Se fossi il futuro. Di quando è? È 2003. È una vecchia cioè mia 19 vecchia anni fa. Guardate che gli artisti, questo è un, sono sempre un pochino profeti. Cioè, questo qua è un testo di 19 anni fa che contiene tante intuizioni. Noi siamo arrivati da un mondo che lui aveva intuito con questa canzone del 2003 a un altro mondo. Posso avere un po' di luce qua sopra in qualche modo, perché altrimenti non riesco a leggere niente? Ci siamo arrivati a un mondo in cui mi è successo l'altro giorno, ero sull'autostrada a fare la pipì e tutti, mentre facevano la pipì in un bagno di un autogrill maschile, guardavano il telefono. C'era una parete di persone che facevano pipì, adesso non fatemi dire le cose. Comunque, una mano non è importante cosa faceva, ma l'altra teneva il telefono. E credo che sotto sotto le persone pensassero che tra le cose che reggevano in mano la più importante era il telefono. Questa non era prevista. Volevo farvi, se permettete, tanto ormai è di moda, una breve storia dell'umanità, anche perché non tutti hanno bene in mente gli anni. Allora, l'Homo sapiens ha 300.000 anni e non era l'unica genere umano, ma specie sapiens, non eravamo gli unici, erano i Neanderthal, c'erano degli altri. Noi, tutti, Homo sapiens, anche se con la storia dell'uomo dobbiamo forse aggiornare anche questo, dov'è? Comunque vediamo, la persona sapiens, è l'Homo sapiens, 300.000 anni. 70.000 anni fa l'Homo sapiens è spostato dall'Africa all'Europa. Dan Kossinger è un uomo colto. Se tu pensi che tutti sappiano queste cose, io credo, se fai una domanda secca, quanti anni ha l'Homo sapiens? Adesso lo sanno tutti qua, quindi ci rendiamo utili. Allora, 70.000 anni fa l'Homo sapiens si sposta dall'Africa all'Europa. 12.000 anni fa, quindi ieri, diventa sedentario e crea l'agricoltura. 5.000 anni fa la scrittura. E da allora fino alla fine del Settecento, quindi pensate quanto tempo, quindi 5.000 e quasi 7.000 anni, le cose non cambiano poi così tanto. Pensate, la vita media, per esempio, non era molto diversa, era intorno ai 35-40 anni e così è rimasta fino verso la fine del Settecento. E improvvisamente cambia tutto. Cambia tutto, i motivi sono la rivoluzione industriale, le scoperte, non voglio tediarvi, però lo sapete, però è cambiato tutto. Dalla fine del Settecento, prima dell'Ottocento, oggi la vita media è raddoppiata, dovunque sul pianeta, e il reddito pro capito è moltiplicato 14 volte. Quindi già per quelli che dicono che è tutto un disastro e l'umanità, eccetera, intanto qualche passettino abbiamo fatto. Quindi tutta la storia, in 200 anni c'è stato un salto spaventoso, ma negli ultimi 20 anni, secondo me, c'è stato un salto altrettanto grande, ma siccome noi siamo quelli che saltano, non ci rendiamo conto fino in fondo quanto è stato grande questo salto. Io credo che l'uso degli strumenti, di questi, lo mettiamo, tiriamo fuori perché poi bisogna vederli di cosa parliamo, ha veramente cambiato completamente il nostro modo di essere. Io penso che il mezzo, ogni volta nella storia dell'umanità, quindi dai segnali di fumo ai piccioni viaggiatori, al telegrafo, al telefono fisso, al cellulare, cioè questi cambiamenti, visto che siamo al Festival della Comunicazione, ogni volta il mezzo ha cambiato il messaggio, ma noi ogni volta fatichiamo a capire. Noi l'abbiamo chiamato, adesso lo capirete perché, lo Zen e l'arte della manutenzione dei social, perché vorrei che al di là delle polemiche, delle cose, provassimo a capire che noi siamo seduti su un razzo e non ce ne rendiamo conto, di quella della velocità.
con cui sta succedendo. Allora, siccome parliamo dei social, perché la gente usa i social? Per esprimersi, per comunicare, per essere meno soli, secondo me anche per avere la prova di avere vissuto. La gente viveva anche prima. Io ho scelto di parafrasare nel titolo che è piaciuto ad Ankle, lo Zen e l'arte della manutenzione dei social, lavorando su quello che ho corretto il titolo, è lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, che è un bel libro di Robert Percy che molti citano, pochi hanno letto. Era lui che girava all'inizio degli anni 70 col figlioletto, si chiamava Chris, in motociclette girava. E secondo me ci sono diverse cose in questo libro che in qualche modo sono adattabili alle cose che diciamo. Allora, una è questa. Sentite, Robert Percy. Lui dice, parla della musica, e andiamo nella strada vuota. Queste praterie non ho voglia di fotografarle, né vorrei che fossero diverse, nemmeno vorrei che fossero mie. Non voglio né fermarmi né proseguire. Andiamo nella strada vuota e basta. Cioè lui non voleva impossessarsi. Noi adesso, spesso e volentieri, anche in un posto meraviglioso come questo, abbiamo proprio il desiderio di, non ci basta di vedere il mare, dobbiamo in qualche modo fotografarci e impossessarcene. Io credo, guardate, visto che siamo in campagna elettorale, tranquilli, non parliamo di politica, voglio lasciarvi tutti tranquilli, però visto che parliamo di social, cioè Twitter viene usato, è diventato uno strumento aggressivo, Facebook uno strumento pedante, Instagram una forma di esibizionismo e TikTok una forma usata dai politici, una forma di paternalismo grottesco. Guardate che questi stessi social potrebbero essere usati in modo molto diverso. Io ho provato a immaginare, me li sono scritti, per esempio, secondo me su Facebook sarebbe stato fortissimo Pavese, Pasolini, Arpino. Su Instagram, che vuol dire mostrare, vedere, Buzzati, Savinio, bravissimi. Su TikTok, che vuol dire esibirsi, D'Annunzio. D'Annunzio è stato un TikToker che Berlusconi moriva di invidia. Cioè proprio non c'era partita. Come capelli siamo lì, ma... Twitter, il mio maestro Montanelli, Flaiano, anche i poeti, anche Montale, visto che siamo in Liguria, Montale e Sbarbaro sarebbero stati grandi tweet. Pensate a questa frase, i liguri sono concisi e molti siete qui. Ora che sei venuta, che con passo di danza sei entrata nella mia vita quasi folata in una stanza chiusa, almeno 1000 like per una frase, questo è un verso di Sbarbaro, poeta ligure. Allora, noi, ho fatto questa introduzione perché noi adesso cerchiamo di toccare i 3, 4, 5 punti che hanno bisogno dei social e che regati alla nostra vita, che hanno bisogno di manutenzione, ecco perché la spiegazione del titolo. E Carlo adesso vi spiega, vi introduce un'altra canzone che vi porta a fare un passo avanti. Questa si chiama Selfie di schiena. A te. C'è una notizia su Facebook che parla di te, c'è una notizia su Twitter che parla di te, c'è una notizia su Instagram che parla di te, c'è una notizia su Pinterest che parla di te, e poi c'è quello che posta la bistecca alla brace, dopo solo un minuto ci sono 1000 mi piace, poi c'è quello che scrive al posto di lavoro che a pranzo si è mangiato la pasta col pomodoro. E tu commenti il commento del commento al commento. Dai, facciamo un evento per conoscerci un po'. Tu partecipi forse, io partecipo forse. Lei partecipa forse, lui partecipa no. E con l'ultimo post ti rimanda ad un sito che c'ha 12 link con dentro 16 blog. Tu commenti il commento del commento al commento. Io non so se mi spiego. Giocavamo con l'ego.
C'è una notizia su Facebook che prepari il risotto, ce n'è una su Twitter che hai bucato il canotto, ce n'è una su Instagram che sollevi i pesi, ce n'è una su Pinterest che forse ti sposi, c'è un'amica impegnata contro i danni del fumo, ci schiera ogni mattina dalla parte di qualcuno, ti regala lo stile del suo apericena che poi lo condivide con un selfie di schiena, e tu commenti il commento nel commento al commento, dai facciamo un evento per conoscerci un po', tu partecipi forse, io partecipo forse, lei partecipa forse, lui partecipa no. E quest'ultimo post ci rimanda ad un sito che c'ha 12 link con dentro 16 blog. Tu commenti il commento e dopo un po' mi commuovo. Ti è scappato il gattino, chiamo io se lo trovo. C'è una notizia su Facebook che parlava di te, ce n'è una su Twitter che parlava di te, c'è una foto su Instagram e neanche un seguace non lo meriterebbe, ma gli metto un mi piace, così partono commenti che nemmeno ti aspetti. Non pensavo potessi commentare gli spaghetti, tu partecipi forse, io partecipo forse, lei partecipa forse, lui partecipa boh. E quest'ultimo post ci rimanda ad un sito che c'ha 12 link con dentro 16 blog. Tu commenti il commento del commento al commento, io non so se mi spiego, prima o poi mi scollego. Qualcuno starà pensando, ma questo signore ha fatto tutte canzoni, vi ho detto che gli artisti sono profeti, questa invece quanti anni ha? Questa è 2013, no. Quindi siamo andati nel suo, poi ha scritto canzoni d'amore, ve lo chiedo, il bis chiedeteglielo, perché è fenomenale, meravigliose, però siamo andati a trovare e abbiamo scoperto che lui si, ma io non me ne intendo, poi alla fine siamo andati qua, lui ha scritto di questo. Allora, riprendiamo il discorso e cominciamo dal peggio, cioè dalla patologia assoluta, da quello che nessuno di noi ha mai fatto, poi ci saranno sorprese, tra l'altro vi ha preparato un inedito meraviglioso, bellissimo, che sentiremo dopo, che ha scritto apposta per Camogli, e Danko ha sollevato subito la testa, Danko Singer, che noi ringraziamo tutti quanti per aver creato questo posto, ha sollevato la testa perché ha sentito inedito per Camogli, arriva dopo. Arriva dopo. Tanto do il benvenuto perché in prima fila ci sono tre altissimi ufficiali italiani, una è mia moglie. Una è la generalessa Enza Figliuolo e poi c'è anche il generale Figliuolo che domani è qua con me alle 10, è arrivato qua. Nell'ordine, anzi no. Prima insieme Enzo e Ortensio, poi il generale Fia, che è il mio coautore. Gli ho dato il benvenuto. Benissimo. Il riassunto non ve lo faccio. Andiamo. Allora, dicevo, partiamo dal peggio, da quello che nessuno di voi farebbe mai. Cioè dall'uso peggiore possibile. Vi racconto una cosa che forse sapete, forse no. Allora, sapete cos'è la strage di Sandy Hook? La strage di Sandy Hook è un uomo... È entrato in una scuola e ha ucciso 20 bambini e 6 adulti con un fucile semi-automatico nella scuola di questo paese, si chiama Sandy Hook, nel Connecticut, il 12 dicembre del 2012, d'accordo? Allora, poche settimane, voi dite, purtroppo in America queste cose succedono, le armi, altro tema. Io volevo, parliamo dei social e dell'uso. C'è stato un signore, si chiama Alex Jones, che ha cominciato a usare i social metodicamente per anni per dire che non era avvenuto, che questo era una trama dei diabolici liberal americani per
portare un controllo sulle armi, e l'ha ripetuto. Pensate come si sentivano le famiglie di quei 20 bambini o i parenti di quei 6 adulti, e poi c'erano anche molti feriti. Morale, l'hanno portato in tribunale. Voi dovete sapere che in America la diffamazione, essere condannati per diffamazione per via del primo emendamento, che protegge la libertà di espressione. Poi so che il mio collega, l'ho visto poco fa, Federico Rampini, l'America ve la racconterà anche lui, però questa ci ho vissuto anche io, lo sappiamo. Primo emendamento, libertà di espressione, dici quello che vuoi, e questo protegge e secondo me permette delle cose anche atroci. Quindi questo signore ha detto: io dico quel che voglio. E tanto in America essere condannati per diffamazione è molto difficile. I parenti delle vittime sono messi di buzzo buono e hanno detto che questo era pericolosissimo e gli aveva procurato un enorme dolore. Questo signore, si chiama Alex Jones, poche settimane fa è stato condannato a pagare 49 milioni di dollari alle famiglie delle vittime. 49 milioni di dollari. Allora, qualcosa si può fare. Cioè, io ho usato l'esempio più orribile, più estremo, per dire che noi spesso e volentieri, poi entriamo in qualche particolare che riguarda anche la nostra vita, però noi molto spesso siamo rassegnati all'idea che c'è uno strumento, il famoso razzo di cui parlavo prima, su cui noi siamo seduti e davanti al quale siamo impotenti. Non è vero. Perfino in un ambiente in cui è così difficile arrivare a una condanna, finalmente si è riusciti ad arrivare, che un signore non può usare i social per anni per dire che non è successo niente e che va bene così, quando ci sono stati 20 bambini morti e uccisi. Allora, questo l'ho usato per... Guardate che ci sono anche in Italia... Io ho nomi e cognomi, non temo querele, temo soltanto che loro siano più contenti se lo dico in pubblico, usano il clip dell'incontro, è filmato, il clip di quello che dico per vantarsene e guadagnare. Ci sono persone che campano raccontando delle bugie pericolosissime, per esempio sul Covid e il fatto che è tutta una bufala, non è vero niente. Io vengo da Bergamo e Brescia, abbiamo fatto adesso un viaggio con i due sindaci, io sono di Crema, dite... non solo al commissario Figliolo che è seduto qui e che l'ha vista tutta, dite a noi che abbiamo vissuto e a Crema sono morti a 500 persone invece che 40 nei primi mesi del 2020. Venite a dirci che è tutta una bufala. Quindi, e ci sono persone che sul Covid, sull'11 settembre, cioè, che campano usando i social, che sono uno strumento che arriva dappertutto, raccontando delle balle pericolosissime, e noi in qualche modo siamo rassegnati, cosa che non dovremmo fare, ma non è sempre stato così, giusto? Spiega. Sì, non è sempre stato così. Questa è una canzone che si intitola Metroregione e che io ho voluto eseguire e in qualche modo dedicare a Beppe. Insomma, c'è una grande nostalgia delle notizie certificate, vere, fatte di persone che vanno sul luogo e ti raccontano come stanno veramente le cose. E quindi questa canzone è nata ascoltando un radiogiornale che parlava delle notizie della mia provincia, di Milano, e quindi poi si è incastrata dentro una storia d'amore che, insomma, da cantautore classico non poteva che finire male, la storia d'amore, ma è una canzone davvero sul vento delle notizie vere. Metroregione. L'ospedale di Sant'Anna, lo scandalo della giunta, lo scandalo della mensa, corruzione presunta, altri veleni nel cantiere, tu che cominciavi a non farti più vedere. La legge sulle antenne, la delibera regionale, un colpo di mano del primo ufficiale, i poliziotti di quartiere e altre cose da dover dimenticare. Le notizie camminano in fila e ad ascoltarle siamo in migliaia. Le notizie hanno bisogno di aria, di un'edizione straordinaria. Sciopero domani,
al palazzo del comune, salvaguardia del sistema, lenta privatizzazione, e pubblico e privato, calo della soglia di attenzione. Abbiamo sbagliato tutto, ma non è colpa di nessuno, si vede che è il destino mandare tutto in fumo. Nessuna dimissione, il nostro amore è rassegnato alla rassegnazione. Ma le notizie camminano in fila e ad ascoltarle siamo in migliaia. Le notizie hanno bisogno di aria, di un'edizione straordinaria. Arriva il maresciallo, pronti a sgomberare, il sabotaggio all'inceneritore, problemi di respirazione, a pochi centimetri dal cuore. Qualcuno ci ha provato, qualcuno ci è riuscito, ma io con 100 rose al momento sbagliato, io mi son girato e per fortuna tutto il resto ce lo siamo risparmiato. Che le notizie camminano ad ascoltarle siamo migliaia. Le notizie hanno bisogno di aria, di un'edizione straordinaria. Ci sono notizie buone, notizie cattive, notizie dall'interno, dall'estero, di confine. Ci sono notizie che arrivano da così lontano che non riescono nemmeno a entrare nella nostra memoria. Ci sono notizie che sono come quelle montagne che nascondono il sole, o come la pioggia che ci fa cambiare i vestiti, i pensieri. Ci sono notizie che non sai bene da che parte stanno e che non ti fanno più capire da che parte sei tu. Notizie di dimissioni, assunzioni, sostituzioni, dichiarazioni, smentite. Notizie incrociate, incomplete, imprecise, confuse. Notizie date, scritte, girate, montate, proposte male. Notizie che non verranno mai date. Notizie di uomini in galera che pensano e cercano di capire a che punto sta il mondo. E notizie di uomini che dovrebbero essere liberi e delle loro idee che crescono, girano, vincono, perdono. Ci sono notizie che sono un gioco al ribasso. Un gioco al ribasso, notizie macchiate di sporco, macchiate di rosso. Ci sono notizie su questa immensità imprecisa che noi chiamiamo la gente. La gente vuole, la gente pensa, la gente dice. La gente chi? Notizie che arrivano dalla nostra comunità che ha sempre più paura della diversità, della differenza. Notizie che si mangiano tra di loro e si mangiano al punto che noi non ricordiamo più niente. Informazione confonde tutto, notizie che possono darci l'universo in pochi secondi e che ci possono togliere la verità in molto meno. E notizie di cui mi vergogno, perché la vergogna di essere uomo oggi la provo di fronte ai valori e agli ideali della mia epoca, e cioè di fronte alla bassezza e alla volgarità che pervadono la nostra vita. Ci sono notizie che mi viene da pensare che per sfuggire all'ignobile non resta che fare come gli animali, scavare, ringhiare, contorcersi. È un gioco al ribasso, è un gioco al ribasso che giocare, ma che giocare non posso, giocare non posso, non posso, non posso, non posso. E le notizie camminano in fila e ad ascoltarle siamo migliaia. Le notizie hanno bisogno di aria, di un'edizione straordinaria. Grazie.
Io so cosa state pensando, ho detto Severgnini, lei stia seduto e lasci cantare Fava, che meraviglia. No, qualcuno di voi sta, io sto seduto per protesta, no, è troppo bravo, sono veramente contento, e qualcuno di voi sta pensando, ma com'è possibile? Cioè questo è un cantautore nato per il Festival della Comunicazione, perché non può averle scritte tutte apposta, però noi abbiamo fatto amicizia, ho capito. Non può mica venire sempre Capossela, posso venire anch'io una volta. Ma Capossela però se io fatico a pensare a un autore italiano, musicista, un cantautore che abbia scritto così tanto su un tema anche non proprio poi, eccitante come i giornali. Poi vi spiego anche perché, vi svelo. Poi dopo mi sveli. Allora, lui raccontava a questo punto il tempo dell'edizione straordinaria, adesso l'edizione straordinaria non esiste più, semplicemente che fanno addirittura poche anche le ribattute quando ribatti una parte del giornale per cambiare la prima pagina, ormai c'è praticamente, non c'è più neppure quella o quasi, perché semplicemente ti limiti a aggiornare l'edizione online del tuo giornale. E no, è cambiato veramente tutto. Noi parlavamo dei social, io cercavo, ricordo il titolo, sono sempre fedele ai titoli, l'arte della manutenzione dei social. Allora, una cosa che dobbiamo pensare per cercare di lavorare meglio e operare la nostra manutenzione è un fatto molto semplice, che fino all'avvento dei social e al telefono e alla rete, prima 3G, poi 4G, adesso 5G, poteva esprimersi solo chi aveva un palco e un microfono, aveva una radio, aveva una televisione, aveva un giornale, poteva scrivere su un giornale, gli altri stavano buoni e zitti, e non era giusto. E quindi quando sono arrivati i social, io sono stato contento e lo sono ancora, io non sono contro i social, penso che... però mentre uno che fa il mio mestiere, o il mestiere di Carlo, o il mestiere di tanti dei comunicatori che vedete passare in questi giorni, che fanno i giornalisti, gli scrittori, gli accademici, gli attori, poi chiederò a Guido Catalano, che è qui, come vuole essere definito, però chi fa i nostri mestieri si rende conto che avevamo un privilegio e adesso di fatto tutti hanno una mini televisione, una mini radio, un mini giornale, una mini agenzia, tutto qua dentro. La questione è che non tutti hanno capito bene nella potenza di quello che hanno in tasca e hanno in mano, e quindi nel bene e nel male di quello che possono fare. Chi l'aveva capito ed era molto preoccupato è un po' il padre nobile del Festival della Comunicazione, che è Umberto Eco, che era stato piuttosto drastico in materia e aveva detto che avremmo dato la parola a un sacco di cretini, che mi sembra abbastanza. È vero, ci sono... ma è un rischio da correre. Io non è qui e ci spiace, sarei una presenza di altro che Beppe, ma non è qui, ma io sono convinto che neppure lui pensasse che bisognasse né vietarli né impedirli, a parte che poi le cose succedono e quindi è come mettersi, oggi c'era il mare mosso, e mettersi lì con le mani e dire no, io fermo le onde, provaci. Non si può, quindi dobbiamo semplicemente imparare e ragionarci stasera a usarli un pochino meglio. Io penso che noi siamo veramente ossessionati anche, e avevo usato, ve l'ho già spiegato, questo libro di Robert Pirsig, e ogni tanto trovavo delle frasi illuminanti. Provate a sentire questa qua. Allora, ve la leggo. Ecco perché si era arrabbiato tanto il giorno in cui non riusciva ad avviare il motore della motocicletta. Era un'intrusione nella sua realtà, qualcosa che faceva traballare tutte le sue costruzioni, il suo modo di vedere le cose, e lui non voleva affrontarla perché gli sembrava una minaccia al suo stesso stile di vita. Questa sensazione è la stessa identica nostra quando il telefono è scarico. Quando perdiamo il telefono, chi di voi gli è stato rubato il telefono e l'ha persa sa cosa vuol dire il panico, e la sensazione che ci sia qualche cosa di orrendo e che proprio mette in discussione il nostro stile di vita. Allora, tenete presente che lo strumento è quello, quindi il rapper folle, adesso ne hanno bloccati un paio, li hanno messi in comunità e ovviamente gli hanno provato a levargli il telefono, perché a uno che è ossessionato e dipendente da qualcosa deve cominciare a levarglielo. Però il rapper che poi si caccia nei guai, violenze, e la nonnina che parla con FaceTime con i nipoti, io sono un nonnino e me ne intendo,
nostra nipotina Agata avrà un bel da fare di sbarazzarsi di noi, che vorrò vederla tutto il tempo, però usiamo sostanzialmente gli stessi strumenti. Quindi si tratta di capire e usare degli strumenti fantastici, ma intanto devi capire che sono potentissimi e che noi li usiamo spesso per cose banali o secondarie e non capiamo la forza di quello che abbiamo in mano. Chi fa il mio mestiere scopre, per esempio, che ogni volta che vado in televisione, vado praticamente solo 8:30, settimana scorsa 2 volte, l'altro ieri con Santoro, un impegno psicofisico non da ridere, ma questa è un'altra faccenda. Ogni volta che vado in televisione, ogni volta che scrivo un articolo sul Corriere, un commento sul Corriere, ricevo una valanga, ogni volta che scrivo un tweet un po' convinto, ricevo una valanga di insulti pazzeschi. Io credevo di essere invulnerabile. Mia moglie mi ha fatto notare che aveva capito anni fa che io invece li rimuginavo, qualche volta me li sognavo. Cioè, pensa, se un deficiente ti insulta su Twitter, tu te lo sogni. Ma che piacere li stai facendo? Allora, io da allora ho imparato, e adesso, Ortensia, io davvero mi scivolano addosso, perché ho capito che o è così o è così. O smetto, o non li leggo più, non rispondo, una cosa che vorrei spiegare a Carlo Calenda, che non puoi litigare con tutti su Twitter, lasciali dire a un certo punto. E allora abbiamo, io e Carlo, studiato una cosetta per voi oggi. Allora, quindi è una prima, quindi se c'è qualche imperfezione perdonateci. Allora, cosa è successo? Che una decina, 15 giorni fa più o meno, l'ambasciata russa a Madrid ha diffuso in rete un video in inglese, quindi destinato chiaramente a tutti, non soltanto agli spagnoli, in cui era: venite in Russia finché siete in tempo. Ed è, forse l'avete sentito parlare, è un video in cui molto, fa anche tenerezza quasi. Da noi ci sono energia, buon mercato, grande arte, donne bellissime, vodka, volontà, così è. Cioè, e spiegavano: venite in Russia finché siete in tempo. Babbo dice: venite. Allora io mi sono permesso di scrivere un tweet dicendo: ma tutti quelli con la bandierina russa sul profilo Twitter che dicono vai Putin, fagliela, eccetera, eccetera. Ma avete considerato la possibilità di trasferirvi, visto che vi piace tanto, vi stanno invitando, che ne dite? Non l'avessi mai fatto. Allora, ho ricevuto così tanti insulti che non ve li leggo tutti, perché se non domani mattina alle 10 attacco con Francesco Figliuolo, mio coautore, leviamo le cariche, e io sono ancora qui a leggere gli insulti insonne. Quindi abbiamo fatto una sintesi, ma ho chiesto a lui, non l'ho mai fatto, ho chiesto a lui se mi accompagnava, ma secondo me io voglio bene a queste persone, perché gli sono affezionato, ormai sono parte della mia vita. Se potevamo scegliere, non abbiamo fatto neanche le prove, una musica romantica, insomma affettuosa, cioè non una cosa cattiva. E io ve li leggo, notate che sono solo una piccolissima parte e sono tutti proprio parola per parola, cioè non è che non ho inventato niente, ne ho rimosso il 95%. Grazie. Dedicato ai miei hater. Devo appoggiarmi qui, vero, nella scena? Beppe è solo una pedina, porello. E lei se ne andrà a fanculo? Cane ubbidiente per una manciata di crocchette. Fanculo. Il livello intellettuale di questo tweet è da pischello di terza media. E lei sarebbe un intellettuale? Mi chiedo se gli occhiali che ha sul naso siano tarati con esclusione selettiva neuronale. E i cretinetti dove se ne andranno? Sono tutte persone diverse, scanso, c'ho anche i nomi. Lo sguardo vitreo di chi è in crisi etilica, hanno messo anche la foto. Ma ti pagano, Beppe, per scrivere i pensierini sul Corriere dei Piccoli?
sei lucrosamente indotto alla menzogna e alla mistificazione. Oggi apprendiamo che lei è una servetta pettegola e maligna. Che menomato che sei. Per caso hai badanti ucraine che ti puliscono casa e lasciam perdere? E i coglionetti come te rimarranno in Italia? Grigio anche nel cervello, poraccio. Ma hai studiato per scrivere queste stronzate? I suoi post sono imbarazzanti come i suoi capelli. Ma le puttanelle di Regina invece? Ancora scrivi, ma non vai in ferie? Un grande giornalista. Lei sembra un signore sopravvalutato e viziato, ma contenti voi. Hai la capacità cognitiva di un bambino nemmeno troppo intelligente, un imbarazzante mix di stupidità, servilismo, cialtronaggine e patetismo. Eppure il caldo si è attenuato, allora il motivo di questo stupido tweet deve essere un altro con l'apostrofo tra parenti, non si sa. Ho sempre sognato di fare questo appoggiato a un piano, era il sogno della mia. Uomo odioso dalla faccia asimmetrica. Voglio vederla ridotto sotto un ponte per le stupidate che va pubblicando. Certo che scrivi proprio male. Il solo fatto che tu calpesti il suolo dove io abito mi provoca la nausea. E per finire, smettila di dire cazzate, ormai hai una certa età. Erano tutte vere, non ho cambiato una parola, potevo andare avanti letteralmente fino a domani mattina, ne ho scelto così una cosa. Mi arrabbio? No. Anche perché ho notato una cosa, ogni tanto, proprio per usando i messaggi diretti di Twitter, li chiamo DM, fa figo, direct message, messaggi diretti, scrivi a lui, provo a contattarli e gli dico, ma scusi, ma... Uno per esempio continua, cioè il mio barbiere si chiama Gigi di Crema, è continuamente insultato, regolarmente il suo parrucchiere fa schifo, si vergogna il suo, quest'uomo non ha colpe, i capelli miei sono così. Allora io una volta gli ho scritto, la porto da Gigi, è una brava persona, è del Milan, però insomma è una brava persona e niente da fare. E poi gli scrivo e loro mi rispondono, a parte gli scherzi, scrivono anche cose molto pesanti in qualche caso, e molto molto pesanti, anche accuse di cose assurde che qualche giornale ha ripubblicato, perché poi il punto è anche questo, quindi poi ti fanno screenshot e lo rimandano e io provo, dico, ma lei si rende conto di quello che ha scritto? Lei sa che io potrei querelarla per diffamazione e lei passa un guai, non lo farò, ma perché lo fa? E lui, lei mi sta minacciando, non la sto minacciando, le ho già detto che non lo faccio perché ho la sensazione. Allora ci scrive dopo una giornata, sono invitato a cena. La prossima volta, sì, davvero, la prossima volta che passa dalla Spezia viene a cena da me, capisci? È pazzesco, cioè tu non capisci perché, perché queste stesse persone sono effettivamente molto diverse. Allora, il... guardate che... A proposito di manutenzione, l'importante è capire i meccanismi. Noi ci riduciamo così, ci sono degli algoritmi in tutti i social che provocano questi scontri, perché gli scontri provocano traffico, questo vale in maniera diversa per tutti i social, in particolare era per Facebook ma anche per Twitter, e loro continuano a dire che vogliono farci qualcosa. La verità è che tutto questo provoca traffico e il traffico è quello che provoca, che porta i numeri, che poi portano la pubblicità e ci sono i redditi che vedete. È inutile girarci, dicono non è vero, e invece è assolutamente vero.
Quindi poi tutte le altre questioni, dalla disinformazione al rischio per la democrazia, l'abbiamo visto con Brexit, l'abbiamo visto in America, l'abbiamo visto, quello è un altro film. Però io parlo proprio della vita quotidiana di tutti noi, noi spesso siamo indotti a diventare più cattivi di quanto siamo anche da meccanismi che non capiamo del tutto. Allora, io, siccome quest'uomo è un grande gentleman, poi anche generoso, io divido il mondo in persone generose e non generose. Io dico non cattivi, belli e brutti, anche più sarei tre brutti, quindi il... Ma le persone, Carlo è una persona generosa, e quando ha saputo di questo, un giorno mi arriva su WhatsApp, vedete, poi sono usati, una cosa bellissima che adesso ascolterete e gliela spieghi tu, e che è un inedito. No, vabbè, allora, molto brevemente, dico che ogni volta che salgo sul palco celebro e festeggio una grande amicizia. Poi quando sono con Beppe... due, ma l'amicizia che festeggio di solito è con la persona con cui condivido da anni, forse da 40 anni addirittura, il mio musicare, scrivere, pensare, eccetera. Quindi tutta la farina che sentite è farina di queste quattro mani e due teste. E la nostra amicizia è nata al liceo. Io avevo iniziato a scrivere giovanissimo, a 13 anni, cose proto-ambientaliste, insomma, gli alberi. Poi ho conosciuto Gianluca Martinelli, che questa sera è qui tra noi, non so dove sia finito. E niente, da lì è nato un sodalizio, devo dire sotto il segno, soprattutto di Gaber e Luporini, laddove queste due figure ci sembravano emblematiche e anche un buon punto di riferimento per iniziare a lavorare, a scrivere e quindi interrogarsi sul mondo, sulle cose, anche se la nostra natura è mostruosamente romantica, però diciamo che ci piace molto, insomma, cercare di capire a che punto sta il mondo. E spesso ci siamo chiesti, da molti anni a questa parte, che cosa avrebbe detto Gaber, che cosa avrebbe fatto Gaber. E allora questa canzone è nata così, questa canzone si intitola Il complottista ed è una canzone scritta sulla musica e le parole di un famoso pezzo di Gaber che si intitola Il conformista invece. È uno degli ultimi brani di Gaber, l'ultimo Gaber, che però aveva ancora una verve incredibile, uno sguardo sul mondo molto lucido, un po' pessimista naturalmente, ma molto lucido. E quindi questa sera assisterete non solo alla prima di questa canzone, ma anche a una sorta di possessione gaberiana della mia persona, perché va cantata come se io fossi Gaber, io se fossi Gaber nel complottista. Speriamo in te. Io sono un complottista, così convinto che è da tempo che sono anche un terrapiattista. Sono scienziato ed alienista, presenzialista, e dal momento sono molto cospirazionista. Da molti anni internetista, ogni mattina cerco un sito aggressivista, o perlomeno putinista. Io sono un complottista, come si sa detesto l'ordine mondiale, sono localista e soprattutto un incazzista, antipapista, ma credo nel perdono, sono perdonista. Non sono mai stato governista, ultimamente c'ho una rabbia ribollente, sono un po' rabbista. Il complottista
E uno che ti vede spara sempre a caso una risposta al complottista. E uno che ci tiene a far vedere quello che c'ha in testa. Ha due tre siti sempre buoni e odia tutto tondo e giornaloni. E quando ha voglia di pensare lui può solo approfondire. Certo, è un super complottista. Ti dice che sei un tipo chiuso, che vivi ma ti sei già reso il complottista. È uno che ti spiega l'importanza della sua esperienza, il complottista. Spiega che i poteri ti hanno venduto pure la coscienza. È una persona straincazzata che vive bene solo nel combattimento. Ti parla e ti confonde con 300 spiegazioni. E poi ti vuol salvare la vita. Conosce bene tutto il mondo. Ti spiega tutto ma imbrogliando il complottista. Il complottista. Io sono un complottista e con la scienza c'ho un rapporto straordinario. Sono stil novista e sono ultranopaxista, antifazzista. Non mi parlare sopra. Sono fanculista e sono un buon tuttologista e io sui libri guardo solo le figure. Sono figurinista. Il complottista è uno che ti vede, che ti prende sempre in contropiede. Il complottista è come un moschettiere che ti infilza con le sue ragioni. L'evoluzione della specie che vive sempre senza sogni ed è felice. Poi se gli dici che hai capito, lui si sente realizzato. Pensa e parla senza sosta. Ci vuole togliere dai guai e vuol salvare tutti noi, il complottista. Il complottista. Io sono un uomo colto, talmente colto che si vede a prima vista. Sono il nuovo culturista. Carlo Fava. Ci siamo divertiti, dai. Grazie, grazie davvero. Tanto è strano, questo applauso è strameritato, però vuol dire che qua la percentuale di complottisti è veramente infima, sì. Quando invece io sono convinto che ce n'è uno per famiglia. Cioè, no, io no, veramente, e sono persone anche qualche volta cui vogliamo bene. Io e mia moglie abbiamo concluso, cioè, io in famiglia ne ho due, ma non a mio figlio, per fortuna no, la piccola è troppo intelligente, c'è 5 mesi, non si fa tentare, Agata, ma però senza entrare in rapporti di parentela, e ne ha Ortensia tu ne ha un paio, io ne ho uno o due, cioè ognuno di noi se pensa nella sua cerchia, diciamo, di parenti, ne ha un paio, che spesso non so, lì in prima fila si stanno dicendo il nome del complottista, loro parente, giuro l'hanno fatto, l'ho visto, non ho sentito chi è. Allora, io... Allora, non so perché, io ho una teoria che ho provato a dire guadagnandomi un'altra serie di insulti che non vi leggerò perché adesso, vediamo se lo vedo, sì, è Aldo Cazzullo, anche lì è venuto a salutarci, anche lui, mio collega, ciao Aldo. Prima ho letto, lo dico per Aldo che è arrivato da poco, ho letto con un accompagnamento musicale romantico meraviglioso una piccola selezione degli insulti che ho ricevuto dopo un tweet legato a un pezzo del nostro Corriere, che era meravigliosa. Allora, e sono convinto che in fondo mi vogliano anche bene queste persone a loro modo.
ho provato una volta a scrivere quanto vi sto per dire, che sono convinto che in queste figure che appunto usano i social per sviluppare questa fantasia c'è una responsabilità, diciamo, tecnica, e lo sappiamo, ne abbiamo parlato, cioè ci sono degli algoritmi, dei sistemi che se tu cominci a fare ricerche sul fatto che le torri gemelle non sono mai cadute ed sono gli americani che si sono fatte da solo, o che il Covid è una bufala inventata dalle cause farmaceutiche per vendere, se tu fai 10 ricerche, da lì in poi cominci a ricevere dappertutto continue conferme a queste enormi stupidaggini, d'accordo? E quindi c'è un problema, diciamo, tecnico, chiamiamo, non tecnologico, proprio tecnico, ma c'è un problema anche personale e psicologico. Io ho provato a esporre, ed è la mia esperienza, che dietro ogni persona che ha questo atteggiamento, questa idea, sono persone sostanzialmente non cattive, ma profondamente amareggiate o deluse dalla vita, dalla carriera, dalla società, qualcosa che gli è andato storto, e devono trovare qualcosa di grande con cui prendersi alla società, e non gli sembra vero. Se voi prendete, scavate dentro un complottista, trovate una persona profondamente delusa dal lavoro, dalla società, ripeto, difficilmente trovate una persona serena e soddisfatta che è un complottista. È rarissimo, è una combinazione quasi impossibile. Io ho scritto questo con l'idea di dire, vi capisco in fondo, che sono incazzati ancora di più, ma questa è un'altra faccenda. Allora, andiamo verso la conclusione. Allora, per il titolo è L'arte e la manutenzione dei social, naturalmente, e io volevo leggere un altro pezzettino che mi sembra magicamente uscire dal libro di Pirsig, ed è questo. La nostra mente deve essere una tabula rasa che la natura riempie per noi, e noi dobbiamo ragionare in modo distaccato basandoci sui fatti che osserviamo. Ma se applichiamo questo metodo a questa vita bloccata, ci rendiamo conto che l'idea dell'osservazione distaccata è sciocca. Dove sono i fatti? Cos'è che dobbiamo osservare in modo distaccato? E questo, lui non era un complottista, era un motociclista, però come vedete l'idea che i fatti non esistono è sempre come si dice, per passato sotterraneo attraverso la letteratura, adesso è diventata, ha trovato molto molto più spazio. Per gli eccessi, qualcuno starà pensando, io ci ho pensato e l'ho scritto spesso, non esiste la legge. Io sono convinto, adesso qualcuno mi darà del semplicista, che un grandissimo passo avanti sarebbe un reato offline, è un reato online. Se qualcosa è un reato nella vita, quindi offline, è un reato online. Quindi non esiste questa. E questo, secondo me, sarebbe un grandissimo passo avanti. Perché non è possibile? Perché è estremamente difficile, e perché, per cominciare, le piattaforme collaborano poco. Vi faccio un esempio pratico, che questo sarebbe un tema enorme per un festival della comunicazione. Io ho dato una mano a Terre des Hommes, a Palazzo Chigi, tra l'altro. Abbiamo fatto un paio di mesi fa, l'incontro era ospitato a Palazzo Chigi con la Presidenza del Consiglio, un incontro sulla protezione dei minori online, e c'erano l'autorità per l'infanzia, c'era la polizia postale, c'era l'autorità che si occupa di pedofilia, c'erano le piattaforme stesse, c'era Facebook, c'era TikTok, c'erano una serie di persone, e ci abbiamo ragionato, e c'era un avvocato, diversi avvocati che si occupano in questi temi, un avvocato si è alzato e ha detto, guardate, è molto semplice quello che succede, e la tragedia è successa anche l'altro giorno, avete visto, e il Corriere ha messo l'elenco dei fatti estremamente simili che sono accaduti, cioè ragazzini, 13, 12, 11, 14 anni, che vengono perseguitati, non c'è altra parola, perseguitati via social da coetanei, e che in questo caso l'avevano addirittura spinto al suicidio, e il ragazzo è morto, voi sapete, qualche giorno fa, e succedono spesso. L'avvocato ha chiesto alle piattaforme, io, se i genitori di questo ragazzo vengono da me e mi chiedono un aiuto, io la prima cosa che faccio, prendo gli account che attaccano, che insultano questo ragazzo e lo perseguitano e lo mettono in pericolo, e chiedo, allora parlo con Facebook Italia, e mi dice,
noi siamo solo Facebook Italia, la nostra casa madre sta a Dublino, mandi una raccomandata a Dublino. Ma ecco, giuro, devi mandare una raccomandata a Dublino. Allora, dove peraltro, immaginate i tempi, se tutto va bene, se quelli ti rispondono, se la raccomandata arriva, cosa fanno? Chiudono gli account in questione. Non so, Killer, che si chiama, che è quello che minaccia il ragazzino, Killer, gli chiudono l'account. Dopo un minuto lui ne ha creato un altro e si chiama Killer Again. Non sto scherzando, succedono queste cose e quindi il processo va ripreso. Quale sarebbe la questione? Che rapidamente le piattaforme si prestino e diano immediatamente il modo di identificare chi c'è dietro questi account. Non è impossibile, loro possono farlo abbastanza facilmente. La verità è che ancora adesso non lo fanno. Io credo che se noi non superiamo quest'idea, certo che l'anonimato in Russia, in Cina, in Iran è fondamentale, è una forma di libertà, ma nei paesi democratici l'anonimato spesso e volentieri è, nei casi buoni, per insultare il sottoscritto, come avete visto prima, e passi, ma nei casi cattivi per fare queste cose e altre altrettanto gravi. Scusate la serietà con cui prendo questo, però questo è un punto fondamentale. Non impariamo a fare la manutenzione di social se non capiamo questo. O ci dicono chi c'è dietro un account, davanti a un reato, non perché, o non ne usciamo più. E quando le tragedie aumenteranno, qualcuno forse si sveglierà. Era un tema che dovevano occuparsi in questa legislatura, potete immaginare come è andata a finire, ma questo è un altro film. Allora finisco. Questo, io sono un boomer, dovete perdonarmi, ma questo boomer vede quattro ipotesi per il futuro. Vado a chiudere. Primo, che si arrivi a creare, cioè uno guida una macchina e ha bisogno della patente, che si arrivi a una patente per i social. Possibilità, probabilità che questo avvenga 1%. Se passasse, potremmo, una legge del genere, che occorre una micro patente per usare i social, potremmo chiamarla un camogli. Così lo passiamo da panino sull'autostrada a una grande novità sulla cosa. Due possibilità. La legge si applica anche ai social, come dicevamo. Probabilità 5%. Tre. Conflittualità sociale fuori controllo, probabilità 40%. 4. Irrilevanza progressiva dei social, secondo me 54%. Questo è il parere di questo boomer. Non abbiamo l'audio? Sì, ce l'abbiamo, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, facciamo un applauso a Carlo e a Beppe che ci hanno portati fino a qua. Sono la più giovane sul palco e me ne vanto. Sì, ho 30 anni, sono Giada e sono una millennial. Essere una millennial è un po' complicato perché mi trovo poi a dover spiegare il linguaggio giovanile a quelli come voi, sostanzialmente. Boomer. Prego, prego, prego. Ma chi sono i boomer, no? I boomer sono tutti quelli nati tra il 46 e il 64. Sondaggino. Quanti ne abbiamo qua? Ha sbagliato argomento, forse. Parlerò proprio di voi. Ma la domanda è... voi lo mandate il buongiornissimo caffè? Io non vi credo, non vi credo. Voi siete famosissime per questa pratica che noi millennials oltretutto odiamo. Infatti io ho il numero di telefono di Carlo da circa 2 mesi e lui tutte le mattine mi manda il buongiornissimo caffè con una fotina sempre diversa, sempre più carina, i gattini, no, i cagnolini. E io ovviamente Carlo... non ti rispondo mai, giusto? Ma perché non gli rispondo? Perché spero che prima o poi lui smetta. Ma Carlo... non smette mai, no, lui continua. Continua e me la manda anche la domenica mattina, quando io vorrei dormire perché il sabato sera mi sono fatta dei gin tonic e adesso ho 30 anni e non li smaltisco più come prima. No, buongiornissimo caffè della domenica, inoltrato a molti. Perché? Cioè, ma se proprio, proprio mi devi svegliare la mattina, perlomeno scrivi ciao Giada, non lo so, personalizzamelo un attimo. No, assolutamente no. Poi ci sono i boomer, no?
quelli che io definisco che si impalano. Sì. Tu li vedi che camminano, a un certo punto, no? Scusa Beppe, mi presti i tuoi occhiali un secondo, grazie. Sì, perché questo è molto importante. Grazie, un applauso a Beppe e i suoi occhiali. Loro camminano e a un certo punto si impalano, no? Così. Ma due cose in contemporanea non riusciamo a farle? Camminare e rispondere al cellulare, è così facile, no? Ma invece no, Beppe, te li do, se no non vedi. Ecco qua, perfetto. I boomer sono quelli che fanno più danni sui social, danni inconsapevoli. Per esempio, mia madre un giorno doveva mandare le condoglianze alla sua amica Luisa. Quindi va nel suo archivio, sceglie la foto con le rose bianche da 2 pixel, la sceglie, la manda e scrive riposa in pace per Luisa. Io vado a controllare questo messaggio e purtroppo noto che aveva mandato le faccine che ridono con le lacrime. A che le dico, mamma, scusa, hai sbagliato, hai mandato le facce che ridono. Ah, ecco perché la Luisa non mi risponde più. Vedi tu, vedi tu. Ma tra questi boomer, carini, inconsapevoli, si nasconde una speciale sottocategoria. Sì, quando dico questa sottocategoria vorrei che faceste un attimo... Una speciale sottocategoria. Siete un pubblico fantastico comunque, posso dirlo? Grazie. Questa speciale sottocategoria è una categoria molto consapevole che distingue l'online dall'offline. Adesso la dico la categoria e vorrei di nuovo... Ok. E si chiama Troll Boomer. Wow ragazzi, grazie. I Troll Boomer... Chi sono? Nella vita reale abbiamo un nonno che va a prendere i nipotini, una zia che ti prepara la pasta con le polpette, quella che ci piace. Online si trasforma. Io sono il lupo. Sono il capo branco, sì, che opera nelle tenebre. Ma perché? Cioè, perché ti devi trasformare? Non lo so. E questi troll boomer abitano prevalentemente su Facebook e sopravvivono commentando post di estranei sotto falsa identità. Satanic 63. Satanic. Forse Satanic sarebbe meglio visto che c'hai la sciatica. Dai, ma per favore. Satanic 63. Poi abbiamo Devil 58. Che nella vita reale è il ragionier Carlo Cattaneo. Buonasera, buonasera, salve, sì. Poi c'è Attila, Spartacus, The Vindicator, l'unico padrone della mia vita sono io. Quando l'unica cosa che sicuramente il signor Vindicator mi può decidere è se mangiare il frittino misto nonostante il colesterolo alto. L'unica cosa, rivoluzionario questo troll boomer. Ma perché? Perché si trasformano? Perché fate i cattivi sui social? Perché offendete? Non è che se offendete le persone poi il giorno dopo il Viagra non ve lo dovete prendere per la vostra performance. Ve la dovete prendere comunque. Eh sì, funziona così. Quindi io già me li immagino, no? Che sono nella loro stanza, al buio, dietro al loro computer, a digitare. Fai schifo. Guarda come ti sei vestita. Tesoro, la cena! Sì, 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 arrivo. Finisco l'ultima partita di Spider e arrivo. Ah, ma guarda, questo vestito ti sta proprio de merda. Ah, tesoro, dai che si fredda. Ma no, cara, l'amore che provo per te terrà le nostre pietanze al caldo. Ah, vaffanculo. Ma per favore. Grazie. Sotto un mio video qualcuno mi ha scritto fai schifo. Scusate, ci voleva anche qui. È che io ho guardato la persona e ho detto io faccio schifo. E invece il tuo nipotino che mi continua a postare su Facebook, lui è bello? Che c'ho anche la testa a punta? Dai, ma per favore basta dire che tutti i bambini sono belli, perché questa cosa non è assolutamente vera. Anche perché il mondo ha bisogno dei brutti. Soprattutto io che mi innamoro proprio di quelli. Sì, un saluto a tutti i miei amanti. Quindi
Questa sera io sono qui per fare un appello ai troll boomer. La libertà ce l'abbiamo tutti, anche sui social. Però evolvetevi, vi prego. E questo non vuol dire che dobbiate imparare a parlare in corsivo, perché non lo so neanche io il corsivo. Però evolvetevi, fate buon uso dei social. Altrimenti ci arrabbiamo e ve li togliamo. Grazie. Rimane. Grazie per i tuoi occhiali, oltretutto. Prego, prego, ringraziamo Giada, avevo chiesto. Allora, una presentazione la faccio dopo, allora lo faccio volentieri perché è un festival della comunicazione. Allora, Giada al Corriere è una, fa la cameraman di Corriere TV ed è costretta a filmare molti di noi, me, Aldo Grasso che è qui, Aldo Cazzullo è a Roma, ma i milanesi lei regolarmente ci vede di fronte, e un giorno ho scoperto che lei appunto la sera fa la stand up comedian, ho detto vieni e vendicati, grazie, grazie Giada. Grazie, vendicati. Grazie. Va bene, allora andiamo davvero verso la conclusione. La conclusione è la, io credo, è davvero la, è l'epigrafe, pensate, del libro che abbiamo usato per creare il titolo di questo incontro, che alla fine poi si tratta di gestire la propria libertà, perché guardate che questi problemi che noi diciamo, nelle dittature non esistono più, per esempio in Cina, che è una dittatura ben diversa dalla Russia, ancora diversa dall'Iran, hanno un sistema molto semplice, i social, come li conosciamo noi, non li hanno, ne hanno degli altri che riescono a controllare, quindi o ci controlliamo da solo, finirà che prima o poi qualcuno ci controlla. Pensate che l'epigrafe di Persig è: e ciò che è bene, Fedro, e ciò che non è bene, dobbiamo chiedere ad altri di dirci queste cose. E per chiudere, lui appunto sul fatto che poi alla fine noi abbiamo fatto questo lungo discorso in questo sabato sera a Camogli sui social, quello che possiamo imparare a farci, però alla fine stringi, dipende da noi e dall'uso che facciamo della libertà che abbiamo, come aveva già capito molto tempo fa Gaber. Voglio essere libero. Libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro un bosco con la gioia di seguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto dalla propria libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero! Libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia. E che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare. Ma nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Come un uomo più veluto, che si innalza e che sfida la natura, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo,
è convinto che la forza del pensiero sia la nuova libertà, perché la libertà non è stare sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Beppe Severini, Giada Parisi, Carlo Fava. Grazie. Giada, dov'è Giada? In mezzo. Giada Parisi, grazie Carlo. Non accendete tutto. Non accendete tutto, perché adesso io approfitto di voi, perché con la vostra presenza lui non può dirmi di no. Adesso noi due andiamo a sederci sotto e io lo voglio dedicare a Giada, che è sul palco con noi, a Ortensia, a Enza, a tutte le persone, a Renate, a tutte le persone che non conosco e a tutte voi, tutte voi, io non so quali dicono tu, dicono tutte voi, perché è una a tutte le bellissime ragazze di qualunque età che sono qui, e quindi è una canzone che secondo me è meravigliosa. Falla, sei obbligato. Grazie. Questo è un colpo basso, però io ho portato il Carlo Fava Songbook, quindi non mi sono fatto cogliere in contropiede. Questa è la canzone che ha segnato un po' l'inizio della mia amicizia con Beppe. È una canzone che Martinelli e io abbiamo scritto per Ornella Vanoni, in realtà, e poi ho inciso in una mia versione, ed è questa che vi farò. Una bellissima ragazza. C'è come un sentimento nuovo che mi rincorre, si propone in questa casa, in questa storia, in questo giorno senza nome, come un entusiasmo antico, mentre in mezzo a questa piazza sto ridendo e ripensando a una bellissima ragazza. Bisognerebbe tradurre se stessi, trovare un buon editore, per poi tagliare un po' i discorsi che col tempo sono solo rumore. Da un po' di tempo vado a letto sempre presto, ma la mattina quando è fresco, la mattina presto esco e vado verso il fiume che mi piace ricordare, un vecchio amico e la sua storia che mi faceva non morire, il tuo sorriso e la parola che mi faceva stare bene, come adesso che mi perdo davanti a questo fiume e trovo strade senza gente e pensieri senza niente, senza niente di diverso che non sia il mio tempo perso. Ho un cuore appassionato, quasi allegro, quasi triste, che si posa quasi sempre su qualcosa che già esiste. C'è un sentimento nuovo
che mi trova spaesato in mezzo ai piccoli dettagli di questo giorno già passato, come un entusiasmo antico mentre il muro di una casa sta allungando la mia ombra che si allunga e si riposa. Era un po' che preferisco andare a letto presto, ma la notte a volte sogno, ma la notte a volte esco, esco, esco. E mi piace ricordare quel vecchio film d'amore dove lei era così bella che volavano le ore, il tuo sorriso e la parola che mi faceva stare bene, come adesso che mi perdo davanti a questo fiume e trovo strade senza gente e pensieri senza niente, senza niente di diverso che non sia il mio tempo perso, con un entusiasmo antico in mezzo a questa piazza sto ridendo e ripensando a una bellissima ragazza. Da un po' di tempo vado letto sempre presto, ma la mattina quando è fresco, la mattina presto, esco, esco, esco. Questa, volevo dirvi che questa versione della canzone che conteneva anche avete sentito? Questa passerà perché sui social scriveranno è stato attaccato da una scia chimica e quindi ecco perché ha fatto in mezzo. E lui la canzone la dedichiamo perché lui, come scriverebbero sui social, alla più bellissima ragazza che è Stefania, sua moglie. Grazie ancora e complimenti. Carlo Fava.